Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video. Comunissima, nei campi, terreni incolti, lungo i fiumi, l'ortica è una pianta nota a tutti, soprattutto perché si impara ad evitarla accuratamente durante camminate in campagna o passeggiate nei boschi. Si tratta infatti di una pianta infestante che provoca al contatto con la pelle una fastidiosa irritazione cutanea. Questo perché questa pianta è ricoperta da dei peletti che al contatto con un essere animato, diciamo, si rompono e lasciano fuoriuscire acido formico, che è appunto una sostanza urticante. Proprio per questo l'ortica prende questo nome. Infatti, anche se indossavo i guanti da giardinaggio, mi sono alla stessa punta un dito con un'ortica. Però va bene, non succede niente di che. Per lenire il bruciore è importante soprattutto non grattarsi, perché questo non migliorerà, ma anzi peggiorerà la situazione. E basta semplicemente applicare un po' di bicarbonato sopra o una crema antistaminica. Nel mio giardino non ce n'è molta, ma ci tenevo a raccoglierla e cucinarla con voi e farvi appunto scoprire curiosità e benefici di questa preziosa pianta. Prima di tutto impariamo come riconoscerla. Il modo più semplice magari è toccarla, non sto scherzando, dai, non toccate l'ortica perché appunto sarete pervasi da una sensazione non molto piacevole. Per riconoscerla però dobbiamo focalizzarci soprattutto sulle foglie, che sono dentellate al bordo e coperte di peli. Questi peli sono un po' ovunque anche sul fusto, che è sottile ed ha una forma quasi quadrata. Per raccoglierla appunto bisogna proteggersi le mani con dei guanti, ma poiché dopo circa 24 ore la pianta perde la sua caratteristica urticante, appunto, può essere tranquillamente utilizzata anche per fini alimentari. Infatti, se la volete mangiare cruda dovrete aspettare circa almeno direi 12 ore prima che appunto questa sostanza urticante vada via. Se invece volete mangiarla da cotta, basta bollirla e quindi col calore non sarà più urticante. Passiamo adesso ai moltissimi nutrienti che l'ortica apporta al nostro corpo se viene mangiata. Infatti è incredibilmente ricca di vitamine, sali minerali, oligoelementi come selenio, zolfo, zinco, cromo e boro, e contiene fino a 3,6 grammi di proteine per 100 grammi. Infatti la definirei una pianta proteica. Ovviamente, essendo anche una pianta, è ricca di fibre. Infatti ha proprietà diuretiche e antinfiammatorie e viene usata per favorire quindi la diuresi e per il trattamento di reumatismi, artriti, dolori muscolari e articolari. Inoltre è ricca di fitosteroli, quindi ben dotata di fitocomposti protettivi nei confronti di malattie cardiovascolari e tumorali, e ha anche una buona attività antibatterica. E a pensare che la si trova praticamente ovunque nei campi incolti e quasi nessuno la raccoglie, perché forse nessuno lo sa quanto bene fa. Per quanto riguarda l'utilizzo in cucina, è simile, come già detto, a quello degli spinaci. Risulta ottima nelle preparazioni di frittate, ripieni, condimenti, per la pasta e risotti. Io oggi andrò a cucinare una specie di schiacciata di cui mi avevate chiesto la ricetta. Il ripieno appunto oggi sarà alle ortiche. Ho anche raccolto un po' di tarassaco, qui vi mostravo il mio dito accidentato con l'ortica, ma non preoccupatevi, già qualche ora dopo era scomparso tutto. E quindi vi dicevo, faremo questa focaccia ripiena, chiamiamola così, con ortiche, tarassaco che ho raccolto perché l'ortica non era abbastanza, e poi aggiungerò anche dei carciofi. Per prima cosa quindi sono andata a lavare per bene 2-3 volte, sempre indossando i guanti, mi raccomando, l'ortica e anche nel mio caso il tarassaco. Io le utilizzerò subito queste ortiche e da cotte, quindi vado a bollirle.
Le faccio bollire per circa 5, 6, 7 minuti, fino a quando risulteranno più tenere. Le ortiche hanno il gambo un po' più duro rispetto al tarassaco, però comunque riesce a cuocersi facilmente, non rimane duro. Dopo aver bollito le mie erbette selvatiche, vado a ripassarle in padella con un pochettino di olio, del sale e dell'aglio. Io avevo questo qui in polvere, ma potete usare pure quello fresco se vi piace, o completamente non aggiungerlo. Ed inizio a fare l'impasto della mia focaccia ripiena. Questa è la ricetta direttamente dal mio libro, facilissima. Fate uno stop immagine e scrivetela. Comunque i passaggi sono semplici perché basta mettere tutto insieme, davvero. Poi creare l'impasto, finirlo diciamo con le mani, creare un panetto e lasciarlo lievitare per 2 ore. Più facile di così non si può. Trascorse le 2 ore, vado a dividere l'impasto in 2 parti uguali e vado a stendere la prima parte su un foglio di carta forno. A questo punto vado ad aggiungere tutte le mie erbette. Peccato fossero veramente una quantità minima, anche perché, come già detto, si riducono molto, però comunque sono molto gustose. Devo dire che l'ortica mi piace di più del tarassaco, e comunque hanno proprietà simili, diciamo, come anche i carciofi, sono molto diuretici. Quindi ho messo, come avete visto, le erbette, carciofi, mozzarella già grattugiata, un po' di sale perché non ne avevo messo sui carciofi, non ce n'era, e un po' di peperoncino. Poi vado a ricoprire con la seconda parte di pasta, di impasto. Faccio una chiusura così grossolana e poi vado a chiudere tutto quanto, tutti i bordi, pizzicando la pasta. E siamo pronti per infornare a 180 gradi per 30 minuti. Questa focaccia è molto versatile, potete farla ripiena di qualsiasi cosa. Io proverò a rifarla ripiena con le ortiche, magari con una doppia porzione di ortiche, vediamo se riesco a trovarle, perché viene buonissima. Fatemi sapere se riproporrete questa ricetta anche magari con un altro ripieno, e soprattutto se mangiate l'ortica, se vi piace, se la raccogliete in giro. E questo è come si presenta all'interno dopo averla fatta. Fatto ovviamente un po' raffreddare. A me piace tantissimo. Questa sarà la nostra cena per questa sera, con un contorno di insalata. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Andate a recuperare gli altri sulla playlist Mangiamo il Prato. Noi ci vediamo alla prossima.